Sì, siamo live su Facebook. Quindi se tu vuoi magari condividere sul tuo profilo, puoi perché va direttamente. Ok, benissimo. Allora, vado su Instagram. Io sono già su Instagram, così ti aspetto per connetti questi capelli oggi. Arredare la camera da letto. Voilà. Eccoci, saluto gli amici di Facebook. Aspettiamo Ok, questi di Barbara. Ciao Marilena. io non ti sento. Non sto parlando, Barbara. Mi senti? Ecco, Barbara. Barbara, ti chiedo solo se hai delle più fisiche per avere il telefono. Perché se no Ah, rimbalzi. ok. Ok, vado a prenderle un attimo. Grazie. Un attimo solo. Ciao Ciao Silvana. Silvana. Aspettiamo un attimo Barbara. Eccomi. Come sei elegante tra l'altro Barbara. Grazie, grazie. È la mia prima diretta, ma per questo mi sono agghindata, quindi io sono ancora indietro con le cuffiette con i cavi, quindi ok, ci siamo quasi. Tanto arrivano tutti così. Ciao Chiara. Allora, ok. Ciao Elisabetta. Ciao Elisabetta. Voilà. Allora, io direi che ci siamo. Mi Ok, senti Barbara? dovrebbe essere stato. Sì, Ah, ti sento, l'unica cosa. perfetto. Non posso. Metti muto Dimmi. il computer. Metti muto il computer. Se Se no no, rimbomba. allora disattiva l'audio. Ok, ci siamo. Ok, perfetto, ce Tutto l'abbiamo fatta. fatto. No, colpa mia, avrei dovuto dirtelo io prima. Ok. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qua con noi. Siccome Barbara è ospite del mio profilo, la lascio presentare a tutti voi, anche se probabilmente la conoscerete già. Vai Barbara. Bene, ciao a tutti, io sono Barbara, sono un architetto e un interior designer e sono specializzata in interni di lusso, perché ho fatto un'esperienza in Medio Oriente, in Qatar, appunto come appunto accennava anche Chiara oggi, e quindi sono specializzata in questo campo e sul blog, diciamo, declino il campo del lusso tra design, architettura e progetti interni. Bene, Allora, penso adesso ti puoi presentare tu, per chi ci sta seguendo dal mio profilo. io invece sono Chiara, sono una interior designer, infatti la mia formazione è più artistica, mi sono laureata all'Accademia di Belle Arti e vabbè, anche io ho un po' di esperienza nel settore lusso perché abitando qui sul confine francese, sulla Costa Azzurra, insomma, chi si appella a un interior designer solitamente è per ristrutturare grosse ville, appartamenti di un certo tipo, insomma. E sono blogger, ho un blog che si chiama www.chiarafedele.com, dove appunto scrivo di interior, do consigli e arredamento. Voilà, è tutto. Bene, benissimo. Introduciamo il Allora. tema di questa diretta.
Sì, allora approfondiamo un po' quello che è stato trattato questo mese durante la nostra collaborazione delle camere da letto. Quindi questa sera riprenderemo alcune tematiche che sono già state trattate e magari le approfondiremo. Se ci sono delle domande, vi preghiamo di scrivercele, magari nel box delle domande qui sotto, sui quadratini con il punto di domanda, oppure anche qua sotto nei commenti. Allora, inizio io con qualche domanda. Sì, inizia tu. Ok, allora, durante la nostra collaborazione uno dei primi argomenti che hai trattato è stata quella delle tipologie di letto. Vuoi per caso, per chi si è perso il post, riproporcele questa sera? Sì, allora, diciamo che io ho elencato giusto una piccola parte di quello che possono essere i vari modelli di letto, poi ovviamente possono veramente spaziare le possibilità. E, io ho parlato di, ad esempio, un letto con i piedini, il modello di letto con piedini, che è un modello, diciamo, molto di tendenza negli ultimi tempi, e quindi è molto slanciato ed è molto elegante, usato per uno stile appunto molto ricercato. Poi abbiamo ad esempio il letto a baldacchino, che è un evergreen delle case classiche, e, però anche qui, anche su questa tipologia, i brand stanno facendo molta sperimentazione, quindi un letto a baldacchino non vuol dire per forza casa della nonna, diciamo. E poi abbiamo le soluzioni più pratiche, come ad esempio il letto con il contenitore, che è, diciamo, la scelta migliore per i piccoli spazi, perché appunto permette di avere uno spazio in più per conservare le proprie cose, oppure il letto soppalcato, quindi il letto sospeso, diciamo, che è molto pratico perché riesce ad esempio a creare una sovrapposizione di zone. Quindi il letto sopra e sotto può essere una zona relax o ad esempio una zona studio. Quindi sono un po' queste le tipologie che ho affrontato, poi ce ne sono altre, le leggete nel post. Dimmi Chiara, tu cosa ne pensi di queste tipologie? Magari se hai qualche commento su una di loro. Beh, io sono fan del letto contenitore perché sicuramente per delle case, soprattutto dove abitavo prima che era molto piccola, il letto contenitore è super funzionale, super pratico, ma poi anche per case grandi perché lo spazio, diciamo, cioè non basta mai per Mai la abbastanza. casa. Sì, è vero. E poi però a livello scenografico mi piace tantissimo anche l'idea del letto sospeso. Per esempio, Lago ne aveva proposto qualcuno e sono quei letti che sono appesi tramite la testiera, diciamo, alla parete, e quindi tutta la parte sotto rimane completamente libera. Certo, non è vivibile la parte sotto che si viene a ricreare, però è sicuramente molto scenografico e facile da pulire soprattutto. Esatto, stavo dicendo, a livello pratico è il sogno di tutte le donne perché non devi neanche faticare per pulire. Assolutamente, quello sotto questo aspetto veramente, e poi è proprio tanto tanto scenografico. L'unica pecca secondo me è quella della testiera, perché appunto la testiera è integrata e quindi non c'è una gran possibilità di Progettazione, personalizzazione. sì. Esatto. E infatti ho visto che anche tu durante questo mese avevi parlato delle testiere, e se uno pensa un po' al compromesso tra creatività e possibilità di personalizzazione, invece un letto sospeso che avrà anche i suoi vantaggi, ci perde forse un pochino. Sì, Quindi esatto. Sì, secondo me la testiera è uno degli elementi progettuali più interessanti, della camera da letto, in quanto veramente ti permette di metterci la tua personalità. Quindi hai tante possibilità, come appunto avevo anche affrontato nelle stories, come ad esempio sicuramente quelle più scenografiche possono essere la testiera che diventa controsoffitto, quindi quando si ha un grande spazio, quando si hanno delle grandi altezze, è molto bello avere la testiera che ruota e diventa controsoffitto, quello è sicuramente molto scenografico. Oppure
Possono esserci anche soluzioni più semplici, come ad esempio soluzioni fai da te, come possono essere tastiere con elementi decorativi. Quindi io avevo trovato una bellissima immagine nelle stories dove un paravento rivestito di seta era diventato una tastiera, ma le declinazioni possono essere tante, come appunto vecchie porte, vecchie finestre, oppure dei quadri, insomma, questa è la personalizzazione. Poi a livello architettonico invece possiamo avere sia delle tastiere, quindi come scrivania, ad esempio, quindi si può sfruttare lo spazio retrostante il letto con la struttura proprio come un unico elemento con la scrivania, oppure le tastiere con la nicchia, che anche quelle sono molto interessanti, perché non solo possono contenere oggetti decorativi, ma possiamo anche, diciamo, sfruttarle, inserendoci degli elementi illuminanti, quindi ad esempio dei faretti oppure delle strisce LED per dare ancora più risalto a questo elemento architettonico della camera da letto. Sì, anche perché appunto con la nicchia c'è questa possibilità di ricreare dello spazio anche per magari mettere dei libri e quindi destinare, per chi ha l'abitudine di andare a dormire leggendo un libro, può essere più funzionale sotto anche questo punto di vista. Sì, esatto. E poi il tema dell'illuminazione che anche tu hai affrontato è comunque molto importante all'interno della camera da letto, quindi penso che puoi spiegarci, insomma, rispiegare un po' quello di cui hai parlato, che quanto influisce l'illuminazione all'interno di una stanza come la camera da letto, che comunque è vissuta anche in un momento della giornata diverso rispetto a Sì. tutto il resto della casa. Sì, penso che l'illuminazione, soprattutto nella camera da letto, sia quella da studiare un po' più nei dettagli, perché non è come il soggiorno che lo si vive più nella zona, nel momento della giornata, ma nella camera da letto ci si sveglia e ci si fa più volte avanti e indietro durante il giorno comunque, e poi si va comunque a dormire, quindi ci vuole l'illuminazione giusta per il momento in cui ci si sveglia, l'illuminazione giusta per quando si va a dormire e poi per esempio per la scelta degli abiti, che magari può essere effettuata anche più volte al giorno, dipende un po' dalle abitudini di ciascuno, e quindi per ciascuna zona, diciamo, che si viene a creare nella camera da letto, si dovrebbe studiare un tipo di illuminazione più adeguato. Sì, certo, sono d'accordo assolutamente. Cosa che molte persone poi sottovalutano, secondo me, quando Sì. vanno ad affrontare anche da soli, magari, il progetto della propria camera da letto. Comunque Sì. sento di tante persone che magari hanno una camera che è anche bella, anche a livello proprio di arredo, però magari nel momento in cui si studia l'illuminazione, è manchevole, diciamo, quindi perde tanto potenziale anche il progetto di arredo nel momento in cui manca lo studio dell'illuminazione. Per esempio, una nicchia senza pareti o senza comunque un'illuminazione che tenda a valorizzare questa zona, secondo me va completamente a perdersi. Sì, esatto. Sì, infatti il mio commento era questo, valorizzare questo elemento che agisce sull'architettura della stanza con degli elementi illuminanti, quindi assolutamente d'accordo. Anche perché di corpi illuminanti per la camera da letto ce ne sono davvero tantissimi, dalle abat-jour al lampadario che illumina generalmente la stanza, a magari dei corpi luce sul comò e poi l'armadio. L'armadio avrà anche lui il suo magari impianto di illuminazione, in maniera da non sfalsare i colori che ci sono nella scelta degli abiti. Sì, assolutamente. Sì. La mia preferita nella camera da letto sono gli elementi sospesi sul comodino. Quella è una soluzione che mi piace veramente tantissimo. Il mio preferito. Infatti, quando avrò una casa mia, probabilmente quella sarà la scelta, assolutamente. Beh, io sono una di quelle che litiga sempre con i fili dell'abat-jour. Ecco, vi dico, sì, non hai più problemi perché tanto è lì sospeso e non hai assolutamente problemi con fili del caso, è lì, non si muove. No, perché vorrei capire perché in ogni casa che andiamo la parte della presa non è mai come dalla mia parte non c'è mai la presa nel senso giusto.
Questa è sempre la tragedia degli interior designer, perché magari arrivano in una casa con l'impianto elettrico già fatto e quindi devono un po' fare i salti mortali per diciamo, venire incontro alle necessità. Io senza luce sul comodino non so come farei, No. cioè, è proprio un must have, non si può assolutamente, diciamo, perdere questa cosa, secondo me. No, no. Ma penso che la colpa sia mia perché giro sempre il letto in maniera diversa da come l'avevano messo quelli Ah, che ecco, ci hanno. ora è chiaro, ora è che sei tu la colpevole, ok? Però le soluzioni si trovano, dai, Sì. si possono Poi vabbè, trovare. una presa si può sempre spostare. Ah, Ci vuole la certo, sì. voglia e il tempo, però. Eh sì, cioè, l'elettricista deve avere la voglia e il tempo, che c'è l'architetto ancora, dobbiamo spostarlo ancora alle prese. Sì, mi dispiace. E quindi sì, siamo un po' l'incubo di tutti gli altri, diciamo, esperti e manovali, artigiani del progetto. Comunque, tornando a noi, piccola divagazione. Io ti volevo chiedere, visto che comunque stiamo trattando gli argomenti che abbiamo percorso questo mese su Instagram, quindi in qualche modo comunque chi è interessato può recuperarli. Se ti andava magari di approfondire dal tuo punto di vista, visto che hai avuto un'esperienza in Qatar che comunque si discosta molto da, penso, per stile e abitudini, da magari dalle nostre. Se ti va di parlarci un po' del loro stile, di quello che hai visto, soprattutto quello che hai proposto di più in questi anni. Sì, allora sicuramente la master bedroom, che sarebbe traducibile come camera padronale, che è la camera solitamente della coppia, della famiglia, diciamo, della madre e del padre, è sicuramente l'ambiente dove loro vogliono sempre spendere di più, insieme al salone di rappresentanza, che loro amano fare un po' di show off, cioè di vantarsi, no, della loro ricchezza. Quindi il budget, anche quando stiamo parlando di clienti non proprio ricchi ricchi, va sempre sulla master bedroom, perché appunto è la camera di rappresentanza della casa, diciamo. E sicuramente è lì che si fanno le scelte estetiche più d'impatto, quindi materiali più preziosi come i marmi, come le sete, come i tappeti intrecciati a mano. Sono tutti elementi che vengono scelti per la master bedroom. Quindi sicuramente velluto più costoso verrà usato lì, sicuramente anche il tappeto più costoso sarà quello della master bedroom. E poi, come stile, diciamo, lo stile su cui ho lavorato è uno stile molto vicino a quello delle interior designer inglesi, con un tocco un po' più rich, perché a loro piace sempre, agli arabi piace questa ricchezza, però stanno virando verso una ricchezza che è molto più contemporanea, molto più minimal. Quindi, se fino a qualche anno fa là si portava molto lo stile Versailles, quindi con gli stucchi, tutte queste cose qui stanno mano a mano scomparendo, e anche le coppie comunque un po' più avanti con l'età vogliono una casa che sia elegante, che sia ricca, che esprima ricchezza, ma senza esagerare. La ricchezza è data dai materiali utilizzati. Quindi, come ti dicevo, sul pavimento di una master bedroom ci sarà sicuramente un marmo, un parquet molto pregiato, così come nella testiera, che deve essere sempre molto d'impatto. Ci saranno dei velluti, delle pelli pregiate, e dell'ottone sicuramente. Noi abbiamo disegnato tante testiere su misura, per molte camere da letto, non soltanto master, ma anche magari le camere dei figli. Avevamo disegnato una bellissima testiera in pelle e velluto, per una stanza di una ragazza che aveva a parete una carta da parati rosa, e la testiera era in chevron, con diciamo tutti questi materiali che mettevano in risalto proprio la ricchezza di questa camera. E poi diciamo che
veramente l'elemento progettuale su cui si concentrava gran parte del tempo la testiera. Quindi, perché diciamo per loro è molto importante l'unicità del progetto. Quindi, diciamo che si cercava sempre di dare ai clienti un qualcosa che non veniva poi chiaramente usato in un altro progetto, comunque qualcosa di commerciale. Non acquistavamo quasi mai le testiere se non perché alla cliente piaceva espressamente quel modello di letto, quindi con una testiera molto imponente, quindi si andava diretto lì. Però molto spesso la testiera del letto, comunque la parte retrostante il letto, era un oggetto di progettazione molto, molto approfondita, quindi anche se avevamo un letto semplice, magari era proprio tutta la parete che veniva studiata nel progetto. Quindi, insomma, è un po' questo quello di cui mi sono occupata. E, insomma, penso che anche tu comunque abbia diverse declinazioni rispetto anche all'Italia, no? In Costa Azzurra. Con il contesto in cui tu lavori. Quindi mi Sì, farebbe lì ho piacere sapere prima cosa succede lì, perché non lo so. Molto una domanda. interessante. Ho prima una Sì. domanda di quello che hai detto, perché allora, se la camera da letto quindi non ha più quell'aspetto di privacy che abbiamo noi italiani verso questa stanza, se, nel senso se è così, Allora. una stanza di rappresentanza, no? Io Ma metterei, se no. è una stanza di rappresentanza per la famiglia, nel senso che sarà sempre la stanza più grande. È proprio un concetto esatto, cioè se non ho fatto questa precisazione, cioè anche se è una stanza privata, però si tende a indirizzare una grande parte del budget in questa stanza. Poi lì diciamo che funziona proprio come un elemento a sé stante, perché nelle case più grandi, ad esempio, ha sia il bagni, un bagno per l'uomo, un bagno per la donna, e anche, ad esempio, la zona di preghiera. Noi abbiamo fatto appunto una master bedroom bella grossa, e c'era sia un bel bagno con marmi a book match, quindi era spettacolare, e un bagno più piccolo per il marito che gli basta giusto qualche marmo e va bene così. E poi aveva anche la stanza della preghiera, perché appunto nella loro vita è una dimensione molto importante, che addirittura danno spazio all'interno della propria camera, una stanza dedicata al momento della preghiera, che loro appunto ogni 5 volte al giorno devono pregare. E quindi insomma è anche interessante questo nel momento in cui vai a progettare. Capito. Interessante, sì. Sì, è un tema che di cui non ho parlato tantissimo, neanche sul profilo, ma penso di doverlo un po' spiegare, perché appunto è un mondo completamente diverso, quindi spero di farlo Eh presto. sì, perché alla fine non è che tante persone qui hanno, almeno di chi parla italiano qua su Instagram, nel territorio, non è che in tanti abbiano fatto questa esperienza, quindi potrebbe essere super interessante, ma non solo dal mio punto di vista, perché a me interesserebbe sicuramente, ma penso anche per tanti altri. Sì, in effetti comunque stavo riflettendo anche su questo nel momento in cui poi ci siamo interfacciate, stavo riflettendo che sono temi che sul profilo ho un po' spiegato a spot, e magari appunto è una buona occasione per approfondirli. Beh, ci hai dato in là, così almeno Ho dato perdiamo in più là, esatto, ho dato spazio. in là. Ho dato in là. No, invece in Costa Azzurra dipende perché alcuni appartamenti sono veramente piccolissimi, per esempio a Monte Carlo le case sono arroccate una sopra l'altra perché è piccoli, cioè un comune è proprio piccolissimo. Invece chi ha le case più grandi è un po' come lì, nel senso che comunque quasi tutti, tantissime coppie dormono separate, non mi chiedete perché. Sì, Perché? Cosa brutta. avrò visto almeno 5-6 ville, appartamenti che hanno le camere separate. Tutti i mariti che E russano probabilmente, perché
Non le dire perché. Vabbè, magari c'è anche, vabbè, queste coppie avevano anche una grossa differenza di età, quindi non lo so, magari abitudini Orari diverse. diversi, sì, può Sì. essere, sì. Sì. E comunque anche lì tutti hanno il loro bagno, cioè ogni camera da letto ha il bagno e anche il dressing. E cioè, si usa tantissima per quanto riguarda lo stile, tantissima boiserie, tantissima, ma quasi a livello anche pesante, nel senso che non si ha quel senso di luminosità, di apertura quando si entra in un ambiente del genere. Sì, E una poi. boiserie un po' pesante, diciamo, un po', Sì. diciamo, come si dice, imponente. Esatto. E poi tanti, cioè, ovviamente ognuno può scegliere il suo stile, ma tanti appartamenti ancora o ville comunque realizzate in questa maniera hanno questo stile, come, anche, è vero, inglese, con carta da parati, tanto Sì. decorata. E quindi, cioè, magari l'appartamento potrebbe essere valorizzato tantissimo, però magari anche ampi spazi sembrano ancora più piccoli di quelli che sono, non si ha un punto focale. Ecco, magari lì già con una testiera importante, quando entri nella camera da letto, è importante avere un punto focale. Ma lì, cioè di quelle che ho visto, nessuno ne aveva, cioè punti focali no. Poi per carità i materiali sono di pregio, i legni sono di pregio, si scelgono comunque tessuti per la camera da letto importanti di un certo brand e quant'altro. Però a livello stilistico, secondo me, l'Italia potrebbe dare tanto. No, no, certo, ma questo diciamo un po' ovunque, se consideri che comunque noi abbiamo importato la maggior parte degli arredi che venivano usati nei progetti, erano tutti italiani, cioè noi avevamo container su container che arrivavano dall'Italia perché a loro piace, cioè gli arabi adorano l'Italia. E poi magari sono stati solo a Capri e a Milano, però diciamo hanno questa stima anche nei confronti delle figure professionali, anche italiane, dei brand italiani, insomma, loro adorano l'Italia. Per cui veramente i progetti che abbiamo usato, cioè i brand con cui abbiamo collaborato durante i progetti, erano, se ti dico, il 95% italiani. Diciamo, sono quasi vicina alla verità, quindi soltanto per qualche progetto abbiamo lavorato con brand in UK, quindi in Inghilterra, o veramente spot con brand americani, però veramente il Made in Italy spinge tantissimo, ma in tutto il mondo, anche in Cina. Adesso io recentemente avevo scritto un post sul blog di una casa progettata da uno studio italiano in Cina, a Pechino, dove praticamente era tutto, tutti gli arredi erano di Minotti, quindi tutto italiano, travertino anche italiano, quindi insomma veramente noi possiamo dare un contributo enorme al mondo, quindi sono d'accordissimo con te. Sì, vabbè, poi lì a Monte Carlo fanno tanto appello comunque in Italia perché per una questione di costi, perché ovviamente chiamare un arredatore italiano costa molto meno di uno che sta proprio lì a Monte Carlo. Anche se avevo conosciuto un arredatore italiano che però aveva uno studio lì a Monte Carlo, si chiama Garbarino, ha creato proprio un brand dove disegna lui i tappeti, praticamente progetta le case e in queste case inserisce tutti i suoi arredi, tutti sono disegnati da lui stesso. Che bello, non lo Sì. conosco. Sì, infatti l'avevo incontrato al Salone del Mobile qualche tempo fa ed ero passata lì con mio papà a visitare il Salone del Mobile e mi dice: "Oh, guarda, c'è Garbarino", perché lui ci aveva lavorato. E faccio: "Ma guarda che è impossibile che ci sia qualcuno, cioè devi essere un produttore per essere qua". Ci siamo fermati a parlare e poi mi aveva invitato il suo negozio, il suo showroom, mi aveva mostrato le cose. Sì, è proprio, cioè io sono rimasta meravigliata perché ci vogliono un sacco di competenze per poter. Cioè, io capisco, magari è una linea di tappeti, è una linea di mobili, ma lui realizzava qualsiasi cosa, dalla maniglia della porta ai tessuti, tutto. Incredibile.
Proprio E qui multitasking, no, ci sì. vuole talento, anche una visione molto, molto definita, perché poi il foglio bianco è sempre tragico, no? Quindi queste persone secondo me sono proprio talentuose, hanno una visione, diciamo, espressiva e riescono poi a declinarla in tanti ambiti. Sicuramente ci darò un'occhiata, poi mi mandi il link Sì, così che tra riesco a prenderlo l'altro anch'io. aveva anche uno showroom a Dubai, mi pare, quindi te lo mando. Ne ha Ah. uno showroom a Dubai, uno in Russia e uno a Monte Carlo. Giusto, il triangolo letale del lusso proprio. Sì. Sì, sì. Poi da noi Sì, ci sono tantissimi russi, tantissimi, e loro acquistano le case prima ancora di vederle veramente, fisicamente. Si basano, praticamente ci sono queste agenzie che mandano gli spazi e le misure agli architetti, l'architetto le arreda e loro solo vedendo la foto acquistano questi appartamenti. Quindi Cavolo. c'è Sì, proprio un'ideologia c'è proprio diversa. un'ideologia diversa, sì. Sì, diciamo invece comunque gli arabi vogliono vedere tutto. Sì. Noi lavoravamo tantissimo con i render, perché loro fanno fatica, così come anche quasi tutti, Moltissimo. diciamo, a capire una pianta, quindi si lavorava tantissimo con il renderista. Per dare proprio l'effetto quanto più veritiero possibile, perché loro avevano bisogno di vedere, no? Di capire come sarebbe stato poi casa loro, diciamo. C'era molto interesse E verso poi questa capisco cosa, quindi benissimo, eh. l'opposto dei russi, quindi proprio. Va bene, se ci sono. Tu vuoi aggiungere qualcos'altro, Barbara? Ma io penso che abbiamo un po' parlato di tutto, diciamo che abbiamo ripreso i nostri temi e sicuramente poi la discussione non finisce qua, nel senso che veramente la progettazione della casa richiederebbe ore e ore e ore e ore di diretta che qui non affronteremo. Però appunto secondo me anche aver diciamo affrontato un po' questi temi che sono anche in linea con le problematiche delle persone, quindi che letto scelgo, che luci scelgo, penso sia stato utile. E poi appunto ricordo a tutti che c'è il freebie. C'è il freebie sul profilo di Chiara, il freebie che raccoglie tutte queste informazioni frutto della nostra collaborazione, quindi una vera e propria guida per aiutarvi nella progettazione, diciamo, nell'arredamento della vostra camera da letto. Quindi Esatto. andate a recuperare tutto lì e Tra l'altro, buona raccolta. sì, ci sarà quello, poi domani esce un altro mio post sempre a tema, camere da letto, che riguarda un po' le proporzioni, le misure. E poi per ogni eventuale Perfetto. dubbio o problema, noi siamo sempre qua. Sì, esatto, siamo qui sempre online. Siamo sempre online, quindi qualsiasi dubbio veramente o indecisione, ribadisco, è un ambito così ampio che sicuramente i dubbi sorgono in ogni momento. Noi siamo qui apposta, vi aspettiamo. Va bene, io ringrazio tutti per averci tenuto compagnia, per essere stati qua con noi e Grazie a tutti. auguro una buona serata. Ciao Barbara, Ciao ciao. Chiara, Ciao ciao, ciao. grazie ancora, ciao ciao. Ok.